Salve, siamo appena usciti dagli uffici della provincia dove questa mattina, ricordo che è il 13 novembre 2015, si è tenuta la giornata della trasparenza. Bene, in questa giornata della trasparenza purtroppo per questioni burocratiche a noi, associazioni consumatori e utenti, ci è stato impossibilitato, vietato di effettuare le riprese perché ci sono motivi di copyright, insomma non si potevano fare le riprese. Inoltre chiunque riprendeva doveva essere o giornalista iscritto all'albo o aver ottenuto un permesso scritto dalla Presidente della Provincia. Secondo noi non ci sembra questo un modo per invitare alla partecipazione di queste giornate. Secondo noi questo non è un modo per aprirsi alla trasparenza e alla partecipazione. È con noi il dottor Fabio Mici, il quale da esperto della nostra associazione ha partecipato a questa giornata e al quale chiediamo un po' anche di dirci la sua opinione sul clima che ha trovato, su quello che sono state le parole esposte dal dirigente responsabile della trasparenza e corruzione, Bitonto. Dottor Amici, ci dice un po', ecco, la sua impressione su questa giornata? Devo dire che come qualità delle informazioni sono eccellenti. Il dottor Bitonto, con il quale mi sono confrontato più volte, c'è stata anche una corrispondenza come associazione di consumatori, è preparatissimo su questa tematica, tant'è vero che, come lui stesso conferma, viene chiamato alla formazione a livello di altre province, eccetera. Purtroppo la nota dolente è la mancanza quasi totale di partecipazione della società civile. Forse perché la giornata è stata fatta, come in altre realtà, di enti locali in un orario poco indicato per i cittadini, parlo la mattina quando i cittadini lavorano in un giorno lavorativo, la pubblicità forse non è stata adeguata, comunque c'erano pochissimi cittadini. Era più una giornata di formazione per i dirigenti della provincia che il coinvolgimento. Cosa abbiamo fatto presente? Abbiamo fatto presente nello spazio dedicato agli interventi finale questa cosa che purtroppo noi avevamo chiesto un incontro ufficiale con una PEC come prevedono le norme, come prevede la delibera Civit numero 2 del 2012 con la nostra associazione dei consumatori, perché la Civit ha previsto che prima di fare le giornate della trasparenza sarebbe opportuno, per non dire necessario, sentire gli stakeholder, le associazioni di consumatori. Questo non ci è stato consentito. Inoltre, cosa a nostro avviso ancora più importante, per non dire grave, abbiamo fatto presente che quando vengono fatte le consultazioni pubbliche per l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, quando queste consultazioni, come sono state fatte il mese di luglio, viene chiesto ai cittadini, agli stakeholder, alle associazioni, pareri e suggerimenti e proposte sull'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione, noi abbiamo dato dei pareri e dei suggerimenti molto validi a nostro avviso, perché se dire che non sono validi, comunque questi pareri e suggerimenti vanno trattati. Il Piano Nazionale Anticorruzione, l'allegato B numero 117, prevede che è importantissimo la trattazione dei suggerimenti che vengono dai cittadini in occasione degli aggiornamenti annuali, ma questi suggerimenti poi devono essere pubblicati sul sito, cosa che da quello che ci risulta non mi sembra che la provincia lo abbia fatto. Oltre che pubblicati sul sito, a fianco del piano triennale di prevenzione della corruzione aggiornato, e vanno anche motivati, come ha fatto per esempio in altre realtà locali. Vedi il comune di Falconara, nel suo piccolo, il comune di Falconara, ogni proposta e suggerimento che abbiamo fatto l'ha motivata e l'ha pubblicata sul sito. Anzi, nel piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, come prevede sempre l'allegato numero 1.B117 al piano nazionale anticorruzione, tuttora vigente, aggiornato recentemente, e prevede che l'esito delle consultazioni deve essere inserito addirittura nello stesso piano triennale di prevenzione della corruzione. Questo non è stato fatto. Quindi, in sintesi, questo mancato coinvolgimento della società civile, degli studenti, dell'università, che noi più volte abbiamo chiesto, dei cittadini, è una cosa di estrema gravità. Perché? Perché tutto questo lavoro e la ratio della norma è il coinvolgimento per il controllo diffuso della società civile. Se vengono fatte giornate della trasparenza, senza la pubblicità, in orari in cui il cittadino lavora, purtroppo è un fallimento. Questo avviene anche in altre realtà, di altri comuni, di altri enti. Quindi, ecco, abbiamo rivolto la pre e poi abbiamo chiarito che noi non siamo né terroristi né andiamo a creare problemi all'amministrazione. Anzi, il nostro è solo un'attività volontaria, spontanea, non retribuita, di collaborazione, di stimolo, di
di quel ruolo di cittadinanza attiva, quel ruolo dell'associazione dei consumatori che è vitale, fondamentale in questa riforma. Il nostro è solo un contributo per il futuro dell'Italia, per prevenire la corruzione, per elevare i livelli di trasparenza. Noi stiamo facendo questo, non abbiamo mire politiche, non abbiamo interessi economici, dedichiamo del tempo prezioso, sottraendolo ai nostri spazi di vita quotidiana, per cercare di stimolare, richiamare l'osservanza delle norme, gli enti locali, dalla regione all'ASUR, alla provincia. Quindi ecco, non dobbiamo essere... Ci dispiace che magari potremmo essere visti come, che ne so, dei guastafeste. Questa è la cosa più triste. Ringrazio tutti e buona giornata. Comunque pubblicheranno sul sito, come hanno detto, della provincia, come hanno fatto il comune di Ancona, come ha fatto il comune di Senigallia, ha detto che l'avrebbe fatto, ma la provincia, ho chiesto, pubblicherà a breve la ripresa che ha fatto di tutta la giornata. Spero di tutta, anche della parte col mio intervento, mi auguro. Comunque interessantissima l'illustrazione che ha dato il dottor Bitonto, perché vi garantisco è una persona di eccellente formazione. Quindi se lo pubblicassero, come mi auguro, è anche una fonte preziosissima di notizie sulla trasparenza, legge anticorruzione, eccetera. Grazie di cuore, buona giornata. E noi come Associazione Consumatori ringraziamo il dottor Fabio Amici e vi ricordiamo che il 3 dicembre prossimo ci sarà la giornata della trasparenza dell'ASUR Marche. Sarà tenuta presso il Palazzo della Regione in via Raffaello Sanzio, dove proprio i dirigenti, i massimi dirigenti dell'ASUR Marche daranno notizia di quello che hanno fatto fino a questo momento su questo settore della trasparenza e anticorruzione. Quindi proprio l'ASUR, che in pratica occupa tanta parte del bilancio della regione, sarà bene che spieghi ai cittadini un po' come spende i nostri soldi e che noi cittadini siamo messi in grado, all'altezza di partecipare, per avere notizie, per avere contezza di come vengono impiegati i nostri soldi. Quindi vi diamo appuntamento in quel settore. Ricordo che in quella sede, nel programma dell'ASUR Marche della giornata della trasparenza, che è visionabile sul sito, è previsto anche un intervento mio, sempre come esperto dell'associazione di consumatori, di circa 10 minuti. Quindi io esporrò tutte queste riflessioni per migliorare le cose per il futuro. Poi vi preannuncio che stiamo trattando per la giornata della trasparenza degli ospedali puliti di Torrette, sto telefonando, non dico quotidianamente, ma quasi, per farmi dire in che data. Poi anche la Camera di Commercio, il dottor De Vita, che è il responsabile della prevenzione della corruzione, ha già confermato che anche loro faranno questa giornata, e quindi invito a partecipare, a seguire, perché se non c'è il controllo diffuso, la coscienza del cittadino che con questi nuovi strumenti può fare miracoli, può fare tanto, credete, con l'accesso civico. Voi pensate che l'accesso civico, come ha detto qui la provincia oggi, è poco conosciuto. Certo, chi lo spiega al cittadino, che neanche i funzionari che stanno là a lavorare lo conoscono? È uno strumento favoloso, qualsiasi cittadino, io l'ho esercitato con il Comune di Roma, con il Comune di Rimini, sul sito manca questo documento, ma a volte mancano documenti importantissimi, lo devi pubblicare entro 30 giorni. Questo accesso civico è uno strumento meraviglioso, ma va capito, va messo in atto, perché se non c'è il controllo della società civile esterna, dell'associazione dei consumatori, purtroppo non si fa un passo avanti. Questo lo dice Cantone nell'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, che è sul sito, che ha fatto un'indagine, ha visto che come partecipazione dell'esterno, delle pubbliche amministrazioni, è pari quasi a zero. Cioè la pubblica amministrazione ottempera queste norme, però lo fa a porte chiuse, lo fa pubblicando sul sito, ma non coinvolge la società civile per una serie di motivi, e noi stiamo dando il massimo perché ciò avvenga. Grazie di nuovo. Buon lavoro. Quindi ecco, torniamo a ricordarvi l'appuntamento il 3 dicembre nel Palazzo della Regione Marche ad Ancona, in via non via Raffaello ma via Gentile da Fabriano.
che è il Palazzo Bianco, dove c'è la Sala Raffaello. In quella sala faremo la Surmarche farà la sua prima giornata della trasparenza. Molto importante la partecipazione e invitiamo tutti a partecipare e a controllare da cittadini, perché il cittadino ormai è stanco, vuol sapere come si spendono i loro cittadini e all'ordine del giorno sono all'ordine del giorno episodi di corruzione, e quindi noi dobbiamo vigilare, non ammettiamo più scuse da parte di chi ci amministra. Ecco, posso aggiungere che nella giornata della trasparenza della Surmarche, su nostra richiesta, hanno accettato di far illustrare la tematica della prevenzione della corruzione al ex parlamentare Veltri. Elio Veltri, che è un nostro amico, l'abbiamo segnalato noi e gentilmente lui si è prestato, quindi avremo anche l'occasione di avere Elio Veltri, che è stato anche membro della Commissione Anticorruzione della Camera dei Deputati, ex sindaco di Parma, un pezzo da 90 dell'anticorruzione in Italia. Grazie dell'ascolto di questo video e buona giornata a tutti.